Ciao, mi chiamo Francesca Bortoletto, ho 23 anni e studio all'Università di Padova. Frequento il terzo anno del corso di Tecnologie Forestali e Ambientali ed ho deciso di effettuare il mio tirocinio formativo presso l'ente Aree Protette delle Alpi Cozie, che gestisce il Parco Naturale del Gran Bosco di Salveltram. Ho scelto questo parco perché fin da subito ha dato disponibilità e collaborazione. L'ente infatti accoglie da anni stagisti e tirocinanti per progetti di studio, tutela e monitoraggio ambientale. Inoltre volevo poter lavorare in un luogo immerso nella natura che mi potesse insegnare qualcosa di pertinente ai miei studi. Con piacevole sorpresa mi sono ritrovata a lavorare in un ambiente accogliente, circondata da persone gentili che hanno sempre saputo venirmi incontro e rendere piacevole il mio trascorso qui al Gran Bosco. Durante il mio tirocinio formativo di 250 ore, da settembre a ottobre 2018, seguita dal professore Enrico Sturaro, mi sono occupata di elaborare uno studio sull'evoluzione del pascolo nei comprensori all'interno del parco, utile alla redazione della mia tesi di laurea triennale e utile al parco come elaborato scientifico. Nello svolgimento del mio lavoro sono stata aiutata dai guardiaparco del Gran Bosco e seguita in particolare dal tutore aziendale Giuseppe Rupognan, che mi ha dato inoltre l'opportunità di partecipare ad attività sul campo proprio del guardiaparco, come ad esempio il censimento al bramito del cervo e l'inallenamento scientifico, imparando le dinamiche, metodologie e modalità operative. Dal mio punto di vista ho trovato questa esperienza un'occasione d'apprendimento sia sul campo, grazie appunto alla guida del guardiaparco disponibili e molto preparati, sia tramite i numerosi seminari organizzati dall'ente sulle tematiche per lo più di carattere faunistico. Sono grata per questa piacevole opportunità di arricchimento personale e culturale che farei senz'altro.